Ciao ragazzi, come state? Siamo qua, siamo arrivati. Tra poco si tornerà a giocare in Serie A, la Juventus giocherà contro il Cagliari e sarà molto interessante capire se riusciremo a proseguire al meglio in questo campionato che non è chiuso. Ci sono ovviamente ancora tante partite da giocare, tanti punti da conquistare. Noi in questo momento abbiamo un obiettivo, che è quello di arrivare in Champions League. Dal primo al quarto posto, ovviamente sappiamo bene il primo posto. In questo momento è molto complicato perché l'Inter è molto avanti, ma noi non possiamo assolutamente permetterci, dato che siamo usciti dalla Champions League, di buttarci giù terribilmente in maniera tale da non prendere nemmeno in considerazione il fatto di farglielo sudare. Ecco, farglielo sudare penso che sia il nostro vero e proprio obiettivo da qua alla fine, stare più attaccati possibile. Poi ce lo vinceranno, noi sappiamo bene che il calcio è fatto anche di queste cose e faremo i complimenti al vincitore qualsiasi esso sia. Bene, c'è OneFootball qui sotto in descrizione per capire l'avvicinarsi di queste partite, per poi vedere appunto chi sarà il vincitore del campionato. OneFootball, tutti gli aggiornamenti su prove di formazioni, risultati in tempo reale e notizie anche di calciomercato, perché in questo video inizieremo un po' a parlare di calciomercato. Scaricatelo gratis qui sotto. Un mi piace a questo video perché vi devo ringraziare, stiamo veramente facendo ottimi risultati. Ovviamente, quando poi la Juve esce dalle competizioni, quando la Juve fallisce gli obiettivi, i numeri su YouTube sono sempre maggiori per me e per tutti i miei colleghi juventini. Devo anche dire la verità, rispetto all'anno scorso, che poi è stato quest'estate, quando siamo usciti con il Lione, abbiamo avuto dei momenti più tranquilli. Ricorderete bene, post eliminazione con Lione, le parole di Agnelli, il giorno dopo l'esonero di Sarri e l'annuncio di Pirlo come futuro allenatore, perché in quella stagione l'ultima partita dell'anno è stata appunto quella di Champions League. Invece oggi, per fortuna, abbiamo altri due trofei da andare a giocarci. Uno è già in finale, possiamo vincerla, l'altro, abbiamo già detto, è difficile, ma dobbiamo farlo sudare agli altri. Quindi ci sono ancora dei passi da dover fare, per quello che tante volte quando sento parlare di rifondazione, come ho detto nel video ieri, quando sento parlare di determinati giocatori importanti come Ronaldo che devono andare via, o quando si parla di cambiare guida tecnica, io dico sempre keep calm ragazzi, siamo a marzo, abbiamo ancora la Coppa Italia e il campionato da giocarci, non sappiamo ancora effettivamente la Juve come terminerà la stagione, e si potrebbe fare dai due, anzi dagli uno ai tre trofei, e questa cosa è molto importante. Ovviamente andrà valutato il lavoro di Pirlo a seconda anche di come arriveremo alla fine dell'anno. Quindi un attimino parlarne adesso mi sembra eccessivo. Possiamo però capire come andare avanti da qui in poi, no? Io ho molte più speranze. Vi dico subito questo: molte più speranze ora, oggi, post eliminazione col Porto rispetto all'eliminazione col Lione. Perché comunque ce la siamo giocata. Siamo usciti perché siamo stati coglioni. Succede, anche con il Bayern Monaco siamo usciti perché siamo stati coglioni, anche con Real Madrid siamo usciti perché siamo stati coglioni, ce la siamo giocata. Squadre più forti rispetto al Porto, squadre più forti quelle Juve rispetto a questa. L'anno scorso siamo usciti senza neanche provare a dirla nostra. L'anno scorso siamo usciti e il giorno dopo guardi la rosa della Juventus e complici anche le parole appunto di Agnelli, dici ci entra a salvare. Oggi guardi la rosa della Juventus e per quanto mi riguarda sarò stupido, sarò cieco, non vedrò i problemi evidenti, ma io non vedo tutti questi disastri. Io vedo una rosa forte, giovane, che va sistemata, aggiustata e vanno inseriti alcuni giocatori in alcuni ruoli chiavi, decisivi, che quest'anno ci hanno fatto penare, per dirne uno. Davanti hai Dybala, Ronaldo e Morata. Dybala è stato fuori tutto l'anno. Quando c'era non ha reso al meglio. Speriamo di recuperarlo per questo finale di stagione perché ci servono. Tu hai giocato effettivamente con due punte, più un'aggiunta che era Kulusevski, che non è una punta, lo sappiamo, era stato preso per fare tutt'altro. Quindi capite bene che lì davanti andrà fatto qualcosa. E secondo me non dovrà essere la cessione di Ronaldo, o se sarà la cessione di Ronaldo, l'acquisto di due ottimi giocatori. Quindi io lì davanti mi aspetto un giocatore in più, che possa essere di esperienza, che possa essere una prima punta, che possa essere un giocatore subentrante con energie, dinamico, non lo so, che ne so, Dzeko, Depay, quindi per il prossimo anno mi immagino un giocatore in più, con determinate caratteristiche a seconda delle preferenze di quello che sarà l'allenatore, credo che sarà Pirlo, però ripeto ancora una volta, dobbiamo vedere a fine anno, a seconda dei risultati ottenuti, e quindi là davanti servirà sicuramente qualcosa. Credo che sia necessario anche intervenire sugli esterni, sia bassi che alti. Bassi, perché come abbiamo già detto, Alexandro, io credo che sarà un giocatore che si valuterà molto, di cui si parlerà molto in chiave futura. Potrebbe rientrare Pellegrini, a seconda di quelle che saranno le opinioni della Juventus a proposito del ragazzo. Non penso che ci sarà ancora Frabotta. Bisognerà capire se Bernardeschi verrà adattato a quel ruolo di terzino sinistro oppure no.
anche qua c'è da capire se Bernardeschi sarà un giocatore della Juve l'anno prossimo. E quindi credo che a sinistra andrà fatto un bel lavoro. Si potrebbe anche tenere Alexandro per un'ultima stagione e far entrare Pellegrini e cercare di aggiustarsela così, quella corsia. Dall'altra parte, Danilo, l'abbiamo scoperto quest'anno, è un grandissimo giocatore, un ottimo giocatore, relativamente giovane, un classe 91, quindi sicuramente nel top della carriera. E Cuadrado. Io posso anche immaginarmi un Cuadrado che viene alzato, portato sulla linea dei centrocampisti, e quindi si libererebbe uno slot per Danilo là dietro, no? E quindi si potrebbe assolutamente investire su un giocatore giovane da far crescere l'ombra di Danilo e avere i terzini ex Porto. Porto, perfetto, coincidenze. Danilo Alexandro, Pellegrini a sinistra e un terzino giovane a destra, che potrebbe essere un prospetto che si vada ad acquistare sul mercato, un giocatore delle giovanili che viene aggregato alla prima squadra. In porta si potrebbe continuare così. Szczęsny è il titolare, Buffon potrebbe essere la riserva, Pinsoglio il terzo. Non penso che sia quella la vera problematica della Juve, anzi, sono abbastanza convinto di no. Si potrebbe lavorare su Donnarumma, dato che comunque è un giocatore interessante in scadenza di contratto, ma si potrebbe anche pensare in un'orbita futura, dato che, ripeto, secondo me i pochi soldi a disposizione della Juve andrebbero investiti in altre parti del campo, no? Poi ci sono i centrali. Secondo me i centrali della Juve sono ottimi, ok? Sono ottimi. Quest'anno abbiamo avuto anche un po' di problemi. Secondo me siamo pochi. Perché Chiellini io non lo considero un giocatore titolare, lo considero una riserva e quando c'è. Quindi si potrebbe veramente ragionare su trattenere De Ligt, Bonucci, Demiral, Chiellini e aggiungere un altro centrale che potrebbe essere benissimo Dragusin, ma in quel caso lo voglio usare sempre di più. È un po' il discorso che stavamo facendo da un po' di tempo. De Ligt è il titolare e poi bisogna trovargli un altro. Probabilmente è Bonucci il giocatore più titolare per rendimento e anche per forma fisica, perché comunque, a differenza di Chiellini, ha sempre meno problemi. Quest'anno ne ha avuti, ma di solito non ce li ha mai. Però Demiral e Dragusin, è ora che iniziano a entrare nelle rotazioni e iniziano a diventare anche più titolari di quello che già sono. Demiral, secondo me, è un giocatore grezzo, che va analizzato, va capito, va un po' limato, perché sotto sotto a quel carbone c'è un diamante e quindi bisogna capire come tirarlo fuori. Se invece la Juventus decide di non investire su Demiral perché non lo considera un giocatore di livello, allora può uscire, però dopo i giocatori che vogliono in ingresso sono due, o comunque Dragosin più un altro, perché ripeto, per quanto mi riguarda Chiellini prossimo anno non potrà essere considerato o contato come terzino, come difensore centrale. In mezzo bisognerà lavorare tanto. Bisognerà lavorare tanto perché secondo me c'è un giocatore che è Ramsey, che è in uscita, palesemente in uscita, non penso che sia recuperabile. Bisognerà capire se arriveranno offerte per Rabiot, che percepisce un ingaggio pesante e ci permetterebbe di creare plusvalenza. Entrambi sono arrivati a parametro zero, non dimentichiamocelo. Arthur super confermato. Io a questo punto confermerei pure Rabiot, se non fosse per quello stipendio altissimo. Io in questo momento penso che Rabiot possa essere un giocatore che ci sta nella rosa del Juve l'anno prossimo, non come titolare perché bisogna andare a capire qualcos'altro, ma ci sta. McKennie. Io McKennie a questo punto lo vorrei provare come centrocampista. Come vi dicevo, alzerei anche Cuadrado. Cuadrado sulla destra, Chiesa sulla sinistra e Arthur e McKennie in centro. E non tanto per l'anno prossimo, ma per concludere questa stagione. Quindi io mi immagino un Danilo a destra, Alexandro a sinistra, due centrali in mezzo, McKennie e Arthur in mezzo a centrocampo e Chiesa e Cuadrado là davanti con Ronaldo e Morata. Ronaldo Dybala quando tornerà. E Kulusevski pronto ad entrare, pronto a subentrare, a spaccare la partita in qualsiasi zona del campo. Anche Paratici l'ha detto l'altro giorno, prima della Champions. Ha parlato di McKennie e ha detto potrebbe addirittura diventare una mezzala tecnica e di qualità alla De Bruyne. Nessuno sa ancora cosa diventerà Kulusevski. Ho detto McKennie, forse no, intendevo Kulusevski. Perché è un giocatore che nemmeno lui sa dove è più forte. E Kulusevski è giovane, bisogna investire su Kulusevski, continuare a dare fiducia a Kulusevski, ma non dal primo minuto magari, non tutte dal primo minuto e non tutti i ruoli che non gli competono. Quest'anno Kulusevski è preso di mira dalla critica, ma è stato risucchiato all'interno di questo vortice. E poi bisognerà comprare sicuramente un vice Arthur e Locatelli potrebbe essere davvero il nome giusto. Io spero che la Juve possa insistere su questa strategia di giovani giocatori, promettenti giocatori, che sono tecnici, che stanno facendo bene e che possono fare bene anche in altre squadre. Noi quando l'Inter ha speso 40 milioni per Barella, qualcuno ci ha riso sopra, qualcuno invece ha detto bravissima Inter. Avessimo speso noi 40 milioni per Barella, mi viene da dire, e avere un giocatore del genere. Come quando abbiamo speso 60 milioni per Chiesa, quasi tutti abbiamo detto ma come 60 milioni per Chiesa? Ad oggi invece stiamo dicendo wow, meno male che c'è Federico Chiesa. Quindi ci sta. Quindi io mi immagino che possa esserci Chiesa titolare sulla sinistra, Cuadrado titolare sulla destra, Kulusevski che può entrare al posto di tutti e due, poi magari, che ne so, se rimane Bernardeschi è l'altra riserva, se no anche lì si potrebbe valutare un altro acquisto. Come si potrebbe
tenere Fagioli all'interno della prima squadra, no? Come vice Arthur, o comunque per iniziare a farlo giocare. Io sto ragionando sempre in ottica di questo 4-4-2. Quindi, secondo me, ci sono dei punti interessanti di questa squadra. Ci sono dei punti fermi, dei punti saldi dai quali ripartire. Tutti i giovani che abbiamo. Si potrebbe valutare la cessione di Bentancur, quello indubbiamente penso che sia abbastanza palese, perché comunque è un giocatore che può darti mercato, sul mercato può valere qualcosa e ti dà la possibilità di andare a cambiare un po' il tuo modulo, perché ripeto, abbiamo McKennie e Arthur che secondo me sono i due più forti centrocampisti che abbiamo in rosa in questo momento, abbiamo Rabiot che può essere una discreta riserva, abbiamo Locatelli eventualmente che potrebbe essere un buon acquisto e abbiamo Fagioli che è il giocatore da far crescere all'interno della Juve, quindi 5 centrocampisti per due posti se giochiamo col 4-4-2 è super ok secondo me, e abbiamo anche le riserve dei giocatori giusti perché McKennie e Rabiot possono essere quel giocatore di rottura, di recupero palloni, di ripartenza. Locatelli e Arthur possono essere i due cervelli a centrocampo che vanno a impostare l'azione, un po' come Fagioli. Quindi secondo me saresti anche con un centrocampo abbastanza lineare senza spendere troppo. Poi è ovvio che la cosa che vi dico da tifoso è vorrei Pogba, vorrei Milinkovic-Savic, vorrei De Bruyne stesso. Ragiono anche sul fatto che non credo che la Juventus abbia tutta questa disponibilità economica e che vorrà continuare sulla falsariga di questi acquisti, ok? Come quello di Chiesa, come quello di Morata, come quello di McKennie. E quindi Locatelli secondo me è veramente il giocatore ideale, se ne è mormorato più di una volta, la Juventus è molto interessata, ci sta. Anche De Paul, lo sapete, è un altro giocatore che mi piace molto, che può essere utilizzato un po' in tutte le zone del campo. Però ripartenza dai punti fermi che abbiamo. Cristiano Ronaldo non è un problema per la Juventus, dovrà ragionare con se stesso, anche questo silenzio di Cristiano Ronaldo sta facendo molto rumore il silenzio di Cristiano Ronaldo, è assordante, un silenzio assordante. Dybala c'è il rinnovo di contratto da fare, se no va via zero. Stessa cosa, Ronaldo Dybala, o li rinnovi quest'estate, e ha senso rinnovare Cristiano Ronaldo, perché magari gli dai meno soldi rispetto ai 31 lordi, netti, che percepisce, e sono tantissimi soldi per un giocatore di quell'età lì. Quindi lo rinnovi, gli spalmi l'ingaggio per 2 anni, ovviamente lui deve essere d'accordo su questa cosa, perché sennò tu l'anno prossimo lo perdi a zero. Poi magari lui l'anno prossimo vuole ritirarsi. Suo diritto farlo, però quando hanno firmato quel contrattino di 4 anni, secondo me due parole anche su questo le hanno fatte e su un eventuale rinnovo le hanno fatte. Però tra il dire e il fare c'è mezzo il mare, bisogna capire cosa si sono detti e soprattutto la volontà di Cristiano. Quindi noi adesso stiamo facendo i conti senza l'oste, un po' come caso Dybala. Però secondo me la Juve non può permettersi di cedere Ronaldo e Dybala. Già, questa è una squadra che qualitativamente ha pochi interpreti forti e io quegli interpreti forti li voglio trattenere, voglio soltanto allacciare, associare dei giocatori che possano aiutarli nella crescita alcuni e nella fine carriera altri. Chiellini e Buffon non sono giocatori determinanti di questa Juve, ma sono buoni nello spogliatoio e sono delle riserve che possono tornare utili. Ovviamente non devi ragionare sul fatto che debbano giocare loro, non devono giocare loro, come Bonucci è un altro che deve iniziare a fare gli ultimi anni di carriera. Stessa cosa a Cuadrado. Però nel frattempo devi strutturarti in modo tale che ci siano dei giocatori pronti a sostituirli. Demiral per Chiellini è la cosa più banale che mi viene in mente. Capite, no? Cosa sto cercando di dirvi? Così come Kulusevski per Cuadrado, se Cuadrado lo vogliamo identificare come alto. Anche solo Dybala per Ronaldo. Però poi bisogna mettere di fianco a Dybala un vero e proprio 9 e forse non c'è più spazio per Morata. Sono tanti incastri. Ma per farvi capire che la situazione non è terrificante. L'anno scorso era terrificante. Avevi troppi giocatori in rosa, dovevi cederli. Khedira non si sapeva dove sbatterlo e l'abbiamo mandato via adesso. Pjanic, per fortuna, abbiamo fatto uno scambio allucinante col Barcellona. De Sciglio, Douglas Costa e Rugani ti torneranno dentro a fine stagione. Alcuni di questi, tra l'altro, Douglas Costa può essere un giocatore che, se accetta di spalmarsi anche lui lo stipendio, può essere veramente il 12, 13, 14esimo, perché Douglas Costa un conto è se basi tutta la tua strategia su di lui e dici no, è un titolare inamovibile. Sarri l'anno scorso 4-3-3 per sfruttare Douglas Costa e Ronaldo, ma Douglas Costa non c'era mai e dopo si è passato al 4-3-1-2. Quindi Douglas Costa può essere un giocatore perché è fortissimo, peccato che abbia tanti altri difetti. Quindi si potrebbe tenere all'interno della rosa della Juve, a patto che non sia il principale. E infatti c'è Chiesa, c'è Kulusevski, c'è Cuadrado, ma avere un Douglas Costa come cambio, trovamela una squadra che ti può fare una roba del genere, a costo di sacrificare Bernardeschi stesso, cedo Bernardeschi, faccio l'ultimo anno di Douglas Costa come jolly e lo tengo lì, perché indubbiamente le qualità tecniche di Douglas Costa sono nettamente superiori. Però
De Sciglio e Rugani potrebbero rimanere nelle squadre dove sono. L'anno scorso avevi anche Iguain e Matuidi che dicevi, oh, ma dove li metto questi? Poi li hai messi a Miami. Quindi, secondo me, l'anno scorso eri molto più preoccupato per il mercato che è stato fatto. Quest'anno ci sono alcuni giocatori, c'è Bentancur, c'è Ramsey, c'è Alexandro, c'è Bernardeschi, c'è questo intoppo Ronaldo e Dybala che bisognerà capire e valutare, ma hai anche tantissimi punti fermi. Quindi io non sono preoccupatissimo, io non è che sono qua a dire che voglio sbattere la testa contro il muro, però da qui a fine stagione pretendo che si insista con questa idea di gioco che si è fatto Pirlo, ormai palesemente un 4-4-2 o il famoso 3-5-2 che diventa 4-4-2 che palesemente quasi sempre un 4-4-2, si insista su questo concetto, magari alzando Cuadrado, mettendo McKennie a centrocampo, giocando senza le finte fasce, McKennie e Ramsey che poi fanno sempre un po' di confusione. Giochiamo con Chiesa e Kulusevski sugli esterni, giochiamo con Chiesa e Cuadrado sugli esterni, giochiamo con McKennie e Arthur davanti alla difesa, giochiamo con i giocatori nei loro ruoli. Iniziamo a buttare dentro Dragusin e Fagioli, iniziamo a far mettere dei minuti nelle gambe in Serie A questi giocatori per capire se possono essere giocatori del domani, perché potrebbero essere giocatori del domani. Non dimentichiamoci che noi abbiamo anche Rovella, che o quest'estate o quella dopo potrebbe entrare all'interno della Juve. Ci sono tantissime opzioni. Secondo me non c'è bisogno di fare chissà quale mercato confusionario. C'è bisogno di dare continuità a un progetto che l'anno scorso è iniziato nel segno della linea verde. Quindi io ho provato un po' a fare la rosa, no? Della squadra che verrebbe fuori con questi acquisti, con queste cessioni. Sapete, è un giochino, ve l'avevo già detto, comunque è prematuro, non basatevi su questa roba. Però secondo me una roba del genere non sarebbe affatto male. Ci sono delle forti basi in questa Juve e ci sono dei giocatori che indubbiamente non hanno più niente a che fare con questa squadra e vanno sostituiti. Però diamo fiducia negli anni. La fiducia non può essere una roba che dai nel giro di una settimana, di un mese, di una partita, di una stagione, non può essere quello. Se si è deciso di fare un progetto sulla linea verde arriva con calma, con degli errori, con degli errori. Già oggi io vedo che Frabotta non può mai giocare a calcio, che Kulusevski è un bidone strapagato. Ragazzi, se questo è ragionamento va bene, cioè liberi di farlo, però poi non andatemi a dire che il progetto tecnico di Allegri era fallito, bisognava ricominciare a aver fiducia, a sperare nei giovani, perché sono anni che speriamo in questo progetto di rinascita e sappiamo bene che quando non lo fai il progetto di rinascita è peggio. Guardate l'Inter e il triplete, guardate il Milan post-2012, non hanno mai saputo rinnovarsi, non hanno mai avuto il coraggio di fare quel salto nel vuoto, hanno sempre continuato su strategie trite e ritrite, compro il giocatore che c'ha il nome, compro il giocatore che è l'occasione, compro il giocatore a parametro zero. E noi fino all'anno scorso abbiamo fatto questo, noi abbiamo fatto questo con Ramsey, con Rabiot. Basta, basta. Crediamo nei ragazzi, crediamo nei giovani, diamogli la possibilità di giocare, di sbagliare, di crescere. Io sono contentissimo di questo progetto. Per quello in questo momento faccio fatica a dire che questa stagione è un fallimento. Intanto perché non è finita. È un fallimento se perdi alla Coppa Italia, non arriviamo in Champions, se usciamo col Porto. Lì figa, certo che è un fallimento. Ma ci sono delle basi incredibili. Ci sono delle basi incredibili. Bisogna annaffiarli questi semini, farli germogliare. Perché poi no. C'è il giocatorino che ti fa una singola stagione in Serie A fatta bene, che ne so, Tonali, per dire, l'anno scorso col Brescia e vale 40 milioni. Allora cresciamocelo in casa il nuovo Tonali, cresciamocelo in casa Fagioli, cresciamocelo in casa il nuovo Kumbulla, che potrebbe essere Dragusin. Facciamole queste cose. Guarda solo Spinazzola, in questo momento Spinazzola, quanto lo vorremmo là, titolare a sinistra? Era nostro, l'abbiamo venduto. Non facciamo ancora questo errore anche con Pellegrini. Diamo la possibilità ai giocatori di esprimersi nella Juventus, di provare a giocare nella Juventus. Io chiedo solo questo, perché secondo me le potenzialità di fare bene, anche con questa rosa, con qualche ritocco e senza spendere un patrimonio, ci sono. Poi magari sarò pazzo. Concludiamo bene questa stagione. Cerchiamo di concludere bene questa stagione. Chiedo solo questo.